Nella terza notte di attacchi su Kiev, le autorità ucraine affermano di aver abbattuto 20 droni russi e 2 missili da crociera Kalibr nei cieli della capitale. In altre zone del paese, Zelensky esclude qualsiasi compromesso sull'adesione alla NATO nell'ambito di possibili negoziati con la Russia sui territori. Questo non accadrà mai. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ha detto: nel 2022 siamo andati vicini alla pace, ma gli anglosassoni non hanno voluto, per la loro ossessione di voler infliggere una sconfitta alla Russia.